Amici ed amiche del canale, un caro saluto a tutti e bentornati al nostro consueto appuntamento con questa serie dedicata a World of Tanks. Come sempre ringrazio moderatori, moderatrici, gli amici, le amiche del canale, i sostenitori e tutti voi che vi iscrivete ai miei canali social. Come sempre vi ricordo che nella descrizione del video, oltre a trovare i link per seguire i miei canali social, troverete un link che vi permetterà di acquistare Wondershare Filmora scontato del 5% tramite il mio link di affiliazione, oltre naturalmente un link che vi permetterà di acquistare giochi scontati fino al 70% e naturalmente il link per visitare il sito I Piani Bio www.ipianibio.it. Vi ricordo che se volete acquistare il vero cibo biologico italiano al 100% non dovete fare altro che visitare il sito dell'azienda agricola I Piani Bio ed acquistare con fiducia. Ok, una bella scuccatella di mani. Come sempre approfitto per salutare e ringraziare tutti quanti voi che vi state iscrivendo a questo canale. Mi raccomando, se non siete ancora iscritti, sia voi amici di YouTube ma anche voi amici di Twitch, vi invito a farlo perché è totalmente gratuito e naturalmente vi invito anche ad attivare tutte le notifiche. Allora, off camera ho acquistato questo carro medio, dovrebbe essere dell'Unione Sovietica. Facciamo un po' un test e vediamo cosa ne viene fuori. E proprio oggi, 14 settembre, è uscito un nuovo aggiornamento di questo gioco, quindi andremo a vedere anche un attimino di cosa si tratta, se ci sono state modifiche grafiche oppure di fisica. Insomma, scopriremo insieme questo aggiornamento. Applausi. O capparocero. Allora, questo dovrebbe essere, se non ricordo male, un carro medio. Quindi dovrebbe essere un carro abbastanza mobile. Quindi dovremmo riuscire a fare qualcosa di buono. Allora, vediamo un attimo una cosa. Qua c'è uno che ha fatto il plotone. Auguriamo buona fortuna, naturalmente. Vamos, vamos a bailar esta vida nueva. Questi che si beccano fra di loro ci fanno perdere un sacco di battaglie qua. And so, hi everyone, welcome to this video, welcome to the stream. Thank you so much for following. Thank you so much for following this channel. Don't forget to activate the notification.
But now let's fight. Naturalmente diamoci da fare, perché questi qua sono ben organizzati. Well, 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 bum, 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 well, well, arriverim. Sì, ma quelli che stanno dall'altra parte, che stanno facendo? Stanno dormendo? Are they sleeping? People that are at the back. Chi si stanno ormai in strada? Vieni, non faccio. Penetration. Chi è? Ui, carissimo! E tunzi, Moreno! Buon pomeriggio! Scusi me, ma qua siamo sempre nella nella situazione che è un poco... Aspetta, qua mi devo mettere... Arrivare qua dietro. Well, 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 bum, 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 bum. Boom. Allora, mettiamo queste. Boom. 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 Non sfidare lo zio Dab, perché poi lo zio Dab fa feticcia. Mettiamo questo esplosivo. Ok. Boom, vai. Siamo nella cacchigna, vai giù, però se ci riusciamo, caro Moreno, e tunzi tunzi, scusami se non ti risposto, però tutto bene, vai giù, siamo un attimino impegnati a fare tuzzo e tuzzo qua. E tuzziamo, vai, e tunzi tunzi. Prendiamolo alle spalle, va. FNS, hashtag FNS. Mamma mia. Io quasi quasi andrei a catturare la base. Ce ne sono due. Chissà che cop sta. Vai, falla affacciare, falla affacciare. Oh. Vieni da più, perdono. Boom. Let's find another target.
Aia. Annaccio. Sta a casa. Ah, sta forte. Facciamo una bella scuccadella. Ah, facciamo la scuccadella. Gli facciamo gli onori di casa al mitico Morino. Oh, abbiamo perso? Il Morino che si ribalta i Sean. Ma perduto? Mi sono perso la schermata. Vediamo un po' se abbiamo vinto o abbiamo perso. Credo che abbiamo vinto, teoricamente. Può essere perché abbiamo perso. Sconfitta, e lo sapevo. È così. Dettagli, vediamo un po'. Sì. Mitico ribaltation. Allora, vediamo un attimo come si può migliorare. Ricerca, vediamo un po'. Allora, questo fa 58, 92, 19, che sarebbe i danni, ok. Ma allora il radiofonista l'abbiamo già potenziato, quindi niente, dobbiamo andare avanti. T60, il tango, come si dice in gergo radio, tango number 6 number 0. La T, Alfa Bravo Charlie Delta Echo Foxtrot Golf Hotel India Juliet Kilo Lima Mike November Oscar Papa Quebec Romeo Sierra Tango Uniform Victor Whiskey Yankee Zulu. Ho detto anche l'alfabeto fonetico, quello utilizzato dai radioamatori. Diciamo che un alfabeto fonetico internazionale che viene utilizzato soprattutto nell'ambito radio. Sì, ma tanto non si arriverà mai a quel livello, quindi staranno buoni buoni questi pomodori. Tranquilli là dentro, sta dentro al frigorifero. Volevo vedere un attimino com'era sta schermata. E infatti ho dovuto modificare un po' di cose. Infatti ho dovuto duplication il logo dei piani. A proposito, i piani bio. Il dottor, salutiamo naturalmente Giglio e tutta la mitica azienda agricola dei piani bio. E Morino, secondo me è così, non ci arriverà mai. E ti assicuro che arriveranno veramente un carico infinito di pomodori. Grazie, grazie. Arriveranno un carico infinito di pomodori. Infatti, l'ho messo bello, la durata l'ho messo bella consistente. Quindi, sto tranquillo, questi sono i pomodori che devi vendere tu. Adesso uno aspetta, erano i patatation. A proposito di patatation, ma a zio Gicino poi ce le date le patate. Ups. Patatation. Ottimo. E ho visto che gli è dato anche un extra, infatti è rimasto veramente stupito e contento. Infatti mi sa che il prossimo gameplay ti stenderà il tappeto rosso. Che quello zio Gigino è molto molto molto, come si dice, molto riconoscenti, perché anche lui ha fatto la gavetta e questo ci si sa. Ah, quindi ha venduto o ti ha regalato? E quello zio Gigino, vedi, quello è bravo. È vero che è un poco così, diciamo che richiede
la liscia Gargarozza nel senso liscia portafogli, però poi quando vedi lui, quando si mette a disposizione, poi è veramente un grande. Zio Gigino, hashtag Zio Gigino. Gigi, il gran maestro. Ah, ottimo, allora mi sa che Zio Gigino si farà dei bei giretti. Considerando che è anche appassionato di trattore, ma che sta sprecando colpi inutilmente. Poi ci ritroviamo davanti e stanno già tutte belle scariche. E già smettetela di fare gli sbruffoni. Boom. 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 Gliel'ha detto Aro vai frate. Sì, vabbè, da male. Vai giù. Ce ne stanno chissi, no? Marichi. State facendo a tutti gli stupidi. Ah, ho capito, l'amico qua sta in. Oh, ma infatti non lo fare. L'aggiornamento fallo solo in extremis. Soprattutto se non ci sono tutte le mod che sono compatibili al 100%. Allora, voglio, non mi dite niente, ma io devo avanzare. Vabbè, lo sapevo. Questi perché ci sono gli amici, i compagni di squadra qua che dormono. Dormono, l'accende, dormono. Artigliere. Ai ai ai. Vai, vai, ti do le coordinate per fare. Aspetta, che se non ce l'ha là, vediamo un po'. Sì, vabbè, uno cerca di evitare sempre, soprattutto cerca di avere anche un linguaggio abbastanza pulito e consono, ok. Pure per non, diciamo così, rovinare la reputazione a un canale o la stessa persona, che non ci vuole niente a rovinare la reputazione, soprattutto nell'ambito dello streaming. È vero che il trash, le parolacce, le bestemmie, come dire, attirano, però a lungo andare poi dopo stancano. A parte che già le parolacce, già qualcosa che sinceramente non è che tollera. E poi alla fine è una scelta che ognuno fa. È una scelta che uno decide quale personaggio cucirsi addosso. Esatto, non è, ma pure a livello educazionale, insomma, educativo, pardon, l'ho pensato in francese. A livello educativo e diseducativo. E sinceramente ognuno fa come crede, come meglio crede, però ovviamente. Abbiamo perso. Sconfitta. Ognuno fa come crede, però poi, più detto, il personaggio a lungo andare scade e diventa anche ripetitivo, quindi è sempre meglio
come dico sempre, essere se stessi, nel bene e non bene. Se uno, come dire, apprezza e accetta, bene, altrimenti non è il problema nostro. Non nostro un problema. Allora, vediamo un po'. Prendiamo Lechtur. Questo per esempio l'ho utilizzato veramente poco. Utilizziamo questo. Ci avrò fatto forse 2-3 missioncine più una mezza off camera. E tuzzo e tuzzo. Allora, visto che questo ci impiega tempo, nel frattempo vi metto il link del canale di Morino, che naturalmente, amici di YouTube, voi conoscete, lo trovate naturalmente, come sempre, nei canali consigliati. Vai tranquillo, vai, non ti preoccupare, grazie a te di essere passato. Ti auguro una buona continuazione di giornata, naturalmente, ci becchiamo, vai, vai Lissio, e tu sì. Fai complimenti a Nadia perché ho visto che ha parlato anche in lingua napoletana, quindi si vede che è poliglotta. Ciao, a dopo, un abbraccio, e tu. Alicia Gargarozzo. Allora, siamo in 80.000 su questo server. Proviamo a cambiare server. Questo è Europa 1. Vediamo sul 2 se c'è meno gente. Allora, si fa qui, poi si fa qui. Il ping è anche più basso. Vai. Vediamo un po' se ci riusciamo. Va. Oh, vediamo. 80.000 su quel server è normale che uno non si riesce a per fare una partita deve aspettare almeno un minuto e mezzo barra due a volte. Ah, come non detto. Ah, vabbè, ci siamo quasi, dai. Ecco qua, vai, battaglia, vediamo un po'. 310 in attesa. Già un numero molto più accettabile. Una coda un po' più, dovrebbe essere leggermente più breve, più snella. Lo vedremo. Ahia, intanto questi aumentano, i giocatori in attesa. Ma io in che posizione sto? Giusto per sapere. Ecco, una cosa che potrebbero fare gli sviluppatori, visto che c'è scritto giocatori in attesa, mettere la mia posizione in coda. Se sono 322esimo, se sono 291esimo, come in questo caso, se sono decimo, nono. Questo potrebbe essere un suggerimento che vorrei proporre agli sviluppatori. Che noi non sappiamo in che punto ci troviamo. E quindi non sappiamo manco se, fra le altre cose, ci impieghiamo 2 ore, 3 ore, 5 ore. Allora, purtroppo siamo fermi qua. Allora, 81.000. Ah, ok, quindi è totale. Vedi. Quindi mi sa che abbiamo fatto una mezza cavolata. Vabbè, visto che ci troviamo, restiamo su questo server. Nel frattempo, vi ricordo che se non siete iscritti al canale, fatelo. And so, don't forget to follow the channel. Please subscribe and don't forget to switch on the notifications. And thank you, and please follow my social media channels that you will find in this video description. And thank you again, Dankeschön, meine Freund.
Danke, danke, danke. Danke. Privet, privet. Privet, privet. Naturellement, salut aux amis de langue française. Naturellement, je vous invite à vous inscrire au canal si vous ne l'avez pas encore fait. Babou. Wow, questo è enorme. Bellissimo. Questo però io, questo quando devo fare fuoco mi devo mettere di chiappettuns. E tuns e tuns. E chiappettuns. E tuns e tuns. Sì? Per un attimo ho creduto di aver avvistato qualche altro carro nemico. I was scared about the sound notification, sound alert. I was warned about to have been spotted by an enemy tank. Siamo lentini, non vorrei dirlo. Siamo caristi. Simboleggia il tricolore. Tunze tunze. Oh, l'abbiamo fatto malaccio, eh. Allora, giriamoci così. Ehi, domani. Caricat. Nora. Vai, vai, voglio carica, carica. Carica caffeina. E vabbè, mo mi metto qua, andrò qua. Non è problema. Interessante. Very interesting this tank. Where they go? Sta là, sta. Where am I pigliam? Eccolo là. Guarda là, ma quanto! Caspiterina! Ma non hanno detto una fatta! Sto samai! Samai! Questo c'ha il potere dell'invisibilità. Cingerozzo, dove sei?
Dai. Comunque non c'è male questo carro, devo essere sincero. Interessante. Sarà forse la posizione di tiro, però. Oh, abbiamo. Ci hanno sconfitti. Vabbè. Ah sì, perché hanno occupato la base. La base è Malatare. Facciamoci una mezza scuccatella di mani, vai. Vediamos. Allora, vediamo un attimo i risultati di questa battaglia. Comunque non c'è male questo carro, eh? Devo essere sincero, mi ha stupito. Aspetta, non si vede qua. Vabbè. Ma allora vediamo un po' se possiamo migliorare un po'. Allora, questo è il che l'abbiamo reso. 30. La Zappastorta sostiene il canale da 21 mesi. Grazie di cuore. Buonasera. Grazie. La Zappastorta sta sostenendo il canale per 21 mesi. Grazie per la carica caffeina. Buonasera. Grazie, presidentissimo. Thank you so much. Guaglioni, è arrivato il super presidente, Monsieur La Zappastorta. Non vi dimenticate di passare nel suo canale, mi raccomando, iscrivetevi, attivate le notifiche. E naturalmente, quando vi iscrivete al suo canale, naturalmente, salutatelo da parte mia. Carissimo, grazie per il sostegno e grazie ancora per la compagnia che mi ha tenuto ieri sera. Ma poi alla fine sei riuscito a completare il viaggio? Allora, vediamo un attimo perché ho sostituito questo. Allora, questo... Credo forse di aver capito. Allora, questo c'ha... qual è che c'ha i tre cosi? Allora, questo... Ok... Vediamo quest'altro. Per fare animali c'è la stessa cosa. I danni... Boh, forse questo va meglio. Andiamo avanti con questo carrozzen. Stai rientrando a casa o sei ancora sul camion? Voi, se stai guidando, non guardare qua, eh. Ascolta, non scrivere. Non ti distrarro. Aspetta, per gli amici di YouTube e gli amici di Twitch lo conoscono così, il Gran Maestro. Quindi stai per strada, ma stai in live? Oh, aspetta, fammi vedere un attimo se sta in live il maestro, perché io sono andato prima ma non c'era nessuno. Nel frattempo che questa carica... Ok, no. Ah, quindi stai... ti stai portando avanti la strada, hai fatto bene. Almeno così... ti porti avanti anche un po' di caminos, de caminations, come dicono quelli che parlano a protobello. Comunque, amici
di Twitch, naturalmente, se siete appassionati di farming, vi invito ad iscrivervi nel canale dell'amico La Zappa Storta, ma anche del nostro Macho King 82, nel canale del nostro Cayman Lori, che saluto naturalmente. E se siete anche appassionati di Eurotruck, oltre a consigliarvi il canale dell'amico La Zappa Storta di Cayman Lori, vi consiglio anche il canale di Andrea 80 Biella, che è un altro carissimo amico che anche lui porta Eurotruck. Comunque, iscrivetevi al canale di Monsieur La Zappa Storta, le super president, e speriamo che ce la manda buono questa cosa qui. Mi raccomando, non ti appisolare, che tu solitamente dici che ti appisoli quando stai da solo. Qua abbiamo un altro carro gemello. Di qua, brava, brava. Ok, tu te ne vai di là e io mi vado a fare la solda stradina, quella consigliata. Quelle che sicuramente ci staranno 300 carri ad aspettarmi. Allora, là vedo qualcosa che fuma. Vabbè, questo mi pare che fa parte della situazione là. Allora, mo dobbiamo metterci in posizione strategica, perché sicuramente uno si è appostato sulla collina. Sicuro proprio. Allora non si dovrebbe essere apposta da qualche parte là. Credo, mi viene il dubbio. Mi infilo sempre in queste intercapedini, perché già so che arrivo qualche colpo da là. Golfo Sierra. Ho visto sparare lì. What's up? Vediamo un po'. Stiamo facendo un po' di movimento tattico qua in questo momento. Ci serve per evitare di essere visti, ma questo può darsi pure che già mi hanno visto, eh? Allora, allineamento e copertura, vai, torna indietro, vai, non so dove stanno, quindi indietreggia. Allora, vediamo, brandeggiamo un po', vediamo di... Ah, eccolo là. Boom, vai. Ottimo, beh, l'abbiamo abbattuto. Mamma mia, sono stato fortunato. Vabbè, la battaglia non è ancora finita, quindi sapeva. Va bene, se non c'è nessun altro, io questo qua forse me lo riesco anche a fare. Allora mettiamoci in posizione. Vai. Boom. Vai Cici. Aspetta, che lo devo fare così. Oh! Voilà. Boom. Ah, ma cazzo, sto guaiato sto, però non vorrei dirlo.
Non vorrei dirlo. Ma so... vabbè. Sono nella cacchigna. Eccola, lo sapevo. Scia miseria. Dobbiamo provare un po' l'altro cannone. Veniamo un attimino. Se l'altro ci dà beneficio. O forse dobbiamo cambiare il munizionamento, mi sa, eh? Eccola, lo sapevo. Wow, ma questo tenero per... Vai, va. Ah, questo è intelligente. Questo si è fatto bene i calcoli. Se i miei calcoli sono esatti, quanto questa macchina toccherà le 88 miglia orarie, ne vedremo delle belle. Grande Giove. Ehi, scappa Martin. Ehi, Doc. Grande Giove. Maiuna. Fuoco volontà. Fire at will. Fire at will, why you? Ma sì, iniziate a... Com'è che si fa? No, non era questo. Conquist. Vai, why you, forza. Didi. È arrivata la tua ora. Oh, e quell'altro che fine ha fatto? Chi là della so io dove sta? Quell'altro mo fra poco. Eccolo qua. Oh, ma questo che carrè? Oh, ma questo è proprio massiccio. Medio. Ah, ma questo è un carro medio, grazie. Grazie che mi ha fatto. Tengo un carro leggero qua. A light tank versus a medium one. That's why I lost. GG, ragazzi. The Champions. Vediamo un po' i dettagli. Allora, vuoi guadagnare di più? Questa cosa mi dice? No, non mi interessa. Vediamo un po' i risultati. Ah, però questo devo vedere un attimo. C'è delle cose da vendere. Vediamo un po'. Consumabili, no? Riserve personale. No, questo mi interessa. Equipaggiamento, no? Ah, ecco qua. Allora, vediamo un po'. Direttive. No, non è questo. Nine. Aspetta, magazzino forse. Ecco qua. Here we are. Oui, Ludovico carissimo. Bon pomeriggio a tous et tous. È tornato il nostro Ludovico Ale. Ludovico Ale. Ludovico Ale. Carissimo, ben ritornato. Veramente un sacco di tempo che non ti sentivo, non ti leggevo. Comunque in questo momento dovrebbe esserci ancora, non so se c'è, dovrebbe esserci il presidentissimo, la zappa storta da qualche parte. Poi c'era anche Morino prima, non so se ci sta, e poi ci sei tu, io mi illumino. Ah, eccolo qua, Monsieur le Président, et tous, et tous.
e tunsi tunsi, come dice il mitico Morino, che fino a qualche minuto fa stava qua. È stato qualche parte. Allora ragazzi, proviamo questo e vediamo che ne viene fuori. Vediamo un po' questo con me. Ah, questo mi sa che è. Allora, 2000, va bene. Questo quanto costa? Ah, 3 solo. Se io volessi prendere questi, 400, mamma mia, che spese enorme. 8,30, questo ne prendiamo troppi. No, lascia stare. Allora, facciamo così. Così evitiamo di... Ok, questo ci costa di meno. Buon inizio di settimana, stavo dicendo. E siamo quasi a venerdì, mo a mezzanotte scatta il venerdì. Come siamo messi, Ludovico? Allora, periodo tranquillo, no? Immagino dopo un periodo d'accio estivo, bello, bello stressante, immagino per voi. Ovviamente l'amico Ludovico fa parte del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, i pompieri paura non ne ha, i pompieri paura non ne ha. Caro Ludovico, devi sapere che mentre cantavo questa canzone, no? Che è l'inno del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, poi ho agitato le braccia in stile ultras. Perché in effetti devi sapere che sto collaborando con un altro amico streamer e mi sto dilettando a fare un po' di doppiaggio. E quindi mi serve anche il movimento e tutto quanto proprio per dare anche l'intensità oltre alla modulazione della voce. Quindi ovviamente forse si è sentito vagamente lo strappo di voce. Questa domenica me la prendo di riposo. Meno male. Ah, ottimo. È vero, perché mo è giusto, è iniziato pure il campionato, quindi ci sta tutto. Poi giù. C'è il nostro Ludovico, non facciamo brutte figure, mi raccomando. Vediamo un po' come ce va. Con quell'altro là è andata un po' con la mezza zuzza. Riusciranno i nostri eroi a resistere? Andiamo, vai, va. Ma era questo il carretto? No, mi sa cambiato proprio torretta, cambiata. Allora sì, quello che dell'altra volta, quello di prima, era proprio un carro gemello. Decisamente carro gemello. Oppala! Allora, vai giù. Là c'è un carretto nemico. Questo era già. Ah, caspita, guai. Vediamo se riusciamo. Chi è che paga? Ai. Però mo mi devo spostare perché dell'acqua. Aspetta, ma ci sta. Devo spostarmi perché altrimenti questi mi rompono questa sicilla qua. Andiamoci a coprire dietro la fontana qua. La fontana di Trevi. Questo muore, sta chist. Non sono riuscito a fargli tirare la capocciola da fuori. Ah, ma che sta a casa? Dai, che questi mi hanno fatto. Mannaccia, miseria, mannaccia. Questi che dormeggiano.
mi sa che ho fatto una grande cavolata, a tenere, a non tenere quel cannone. Mi sa. E vabbè, stavamo messi proprio male, male, male. Meno male che ci hanno pensato loro. Giusto così. No, sta, arresta. No, mi sa che c'erano i colleghi dormenti qua. Ui, Enrico carissimo, Enrico, oleari Enrico, buon pomeriggio, anzi qua è quasi buonasera qua. Questa settimana a parte l'incidente, oh caspito, meno male che diciamo sono più light queste cose qua. Questa incoscienza mi ha detta, diciamo, con l'accezione migliore, nel senso di non essere coscienti di quello che si fa o delle conseguenze di una scelta. Ragazzi, mi raccomando, quando vi mettete alla guida non bevete, non fate la danda pa mult per il sequestro della macchina, per il ritiro della patente, ma soprattutto per la vostra e poi anche l'incolumità delle altre persone. Perché vi assicuro che è una brutta cosa. Io fortunatamente ho sempre rispettato il codice della strada, quindi diciamo non ho avuto di questi problemi fortunatamente. Quindi mi raccomando, coscienziosamente, non bevete quando dovete mettervi alla guida, ma raccomando, figurati caro Ludovico, esatto, purtroppo non tutti capiscono questa cosa qua. Tant'è che purtroppo molto spesso le forze dell'ordine si vedono anche, diciamo, non ben trattati, perché fra le altre cose loro devono applicare la legge, quindi non è che possono fare altre cose, anche perché altrimenti poi, diciamo così, si passerebbe in un ambito penale cose invece. Ognuno fa quello che deve fare e ovviamente, ragazzi, mi raccomando, al massimo bevetevi un gin tonic, un'acqua minerale, ma per l'amor di Dio va giù, lasciate stare tutte le schifezze. Comunque, ritorniamo a noi. Sta cosa sinceramente non lo so, proviamo un'altra volta, può darsi ci va meglio questa volta, a chi sa, we don't know, you can be better. E intanto io mi faccio una liscia gargarozzo anche alla vostra salute, cin cin. Facciamo anche un po' di ASMR. Ah, sei di turno stasera. Ti auguro, ma auguro a tutti coloro che insomma sono di servizio. Insomma a te, vigili del fuoco, carabinieri, polizia, insomma che siano sempre serate e nottate sempre tranquille, senza nessuna chiamata dove vuoi, uno deve dare delle notizie non buone. Babbo, detto questo, comunque salutiamo naturalmente
e ringraziamo tutti coloro che lavorano per salvaguardare la nostra incolumità. E abbiamo fatto pure una bella scuccatella di mare, come si dice da queste parti. Escocadas de manos. Server sempre più indasate oggi. Always. Pom 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 pom. Tutse tutsale ali. .21 gigawatt. E quando li fai? Qua massimo si consumano quelli che hanno computer molto ma molto prestanti, che richiedono veramente un bel po' di carica elettrina. Allora, già che già stanno andando come coglio. Beh, è arrivata Gigio Rambo, detto Gigino. Sì, vabbè, non ho capito questo, che sprecano i proiettili inutilmente. Questo ancora non l'ho capito. Che carro c'ha questo? Ah, questo c'ha un carro medio, mi sa, Ma questo è proprio... è uno sprecone. Vediamo se avvistiamo qualcosa. Bocca, che se si vanno in bosca. Ah, eccolo là. Alla fascia del bicarbonato di sodio. Vai. Vai indietro, fatti indietro. Guarda, pare Rambo, pare. Ehi, si è fatto qua, si è fatto. Alla faccia del bicarbonato di sodio. Che se vanno a buttare nella mischia come se fossero... Mamma mia, carma. E qua c'è il cingolo che è mezzo andato qua. E io per dimostrarti la mia riconoscenza ti darò 120 lire al mese, va bene? Sì, sempre. L'ho vita, la loro impiegatura e stile. Sì, grazie. Merci le président, merci beaucoup. Grazie per il caffè Taos, grazie per le due pizze. Quelle pizze diventano due. E Pennello. Vai Peppanino, vai! Carico Peppanino! Allora non faccio uno, guarda sta chista! Morte chi sta rosti, mannash! Ma tu guarda sto samento! Il samento sta lì, Ma tu guarda dove sei rimboscato, Fringuellosamente mi ha fregato! Dai, fammi vedere l'attacco. Dove sta? Dove sta? Ehi, questi sparcheggiano qua, sparcheggiano. Mi sa che l'hanno messo capo. Buono, buono. Il team ballo. E che caspita. Comunque mi sa che ha la vaga impressione che non mi conviene.
non è proprio il massimo quella, quel tipo di armamento, quel tipo di arma, ecco, perché per quanto possa avere un ratio di fuoco alto, però è poco precisa. Però con il, nel primo caso ci siamo riusciti. And so I have to change the barrel on the tank, because not every time a high ratio fire ratio is not the best choice. Ah, vai giù, fuga volando, vai. Vai Gigi. Allora, vediamo se riusciamo a pizzicarne qualcun altro. Eccolo là, guarda chi lo sa, Mendoz. Mendoz. Dar, dar. Dai che ci manca un colpettino, mezzo colpo. Come si dice, un colpo al cerchio e un colpo alla botte. Si dice così? No, mi pare sì. Sì, un colpo al cerchio e un colpo alla botte. La zappa storta. Maurizio, Max, Luce. Oh yes, oh yes. Esatto, sì. Anche se nell'ultimo periodo non c'è, comunque. Salutiamo come sempre il mitico Maurizio, Max, insieme alla mitica Eliza, che non è quella là che canta New York, New York, ma è la super moderatrice. Allora, come si fa a mettere questo? Si vende? Come si fa? Oh! Ah, doppio clic? No, non me lo fa fare. Perché? Ah, vedi in officina. Oh! Ricerca. C'è qualcosa che non mi quadra. Forse perché l'ho venduta. Può darsi. Allora, questo... proviamo questo, 1500, ma questo l'ho già preso, però mi sa che questi io già li ho provati. Fammi dire un attimo una cosa, vediamo un po' di prendere un carro di livello 3, vediamo. No, questo qua non è, però proviamo qua. Vediamo un po'. Può darsi che, come si dice a Napoli, storta va dritto bene, o meglio, ovvero, quando una situazione si mette non particolarmente bene, poi dopo si riaggiusta. Allora andiamo subito nel magazzino e recuperiamo i piccioli dalla vendita dei proiettili. 345. A mappa. Oh, che ha fatto? Ecco qua. Consumabili, vabbè, questi non li non ci servono, cioè ci servono. Ok, allora, torniamo un attimo a noi. Dunque, questo non ci interessa, Panzer 2. Allora, vediamo un po'. 1500. E quanto costano? Diciamo così. Metti quelli là normali. Costano molto, molto meno questi.
Dunque, però, prima di fare questo, fatemi vedere un attimo una cosa. Ok, perfetto. Allora, questo 13-13, no, è poco. Questo 11-11, questo 11-11. 13-13, vai. Allora, questo lo vendiamo direttamente perché penso proprio di non utilizzarlo più. Questo fa 11-11. Allora, 39-51, vediamo se abbiamo fatto la scelta corretta. 40-51, ok. La corazza, questa si fa da forza così, quindi facciamo così, ricerca solo, ricerca ed acquisto, così irrobustiamo anche un po' la parte, ecco qua, vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Aspetta, battaglia, beh giusto, no, esci, stiamo senza munizioni, ora ci presentiamo. Arriviamo là e non possiamo nemmeno fare tuts e tuts. Ok, vediamo un po', mi sa che qua faremo brutta figura. Non eccellente figura. A Radio Dab sono le ore 16:38 minuti. L'ora esatta è offerta da Caffè Patacca, il caffè che spacca. I piani bio, mangio bene anch'io. La zappa storta. E tuz, visto che ci troviamo. quella non può mancare. Comunque salutiamo naturalmente l'amico Giglio. Non so se l'amico Giglio ogni tanto si viene a fare una capatina in questo canale. Comunque, naturalmente, lo salutiamo il mitico Giglio. Move out, ok. Guarda chi sta. Un po' lentino è questo carro. Va lentino. Voglio caricarti. Ja, Sarah Jeepen, ich gehe nach Rom zu fahren, ja. Hallo Freund, wie geht's? Sehr gut. Hier. In Neapel. Hörst du da? Where is he? Se questo non se ne è accorto, sono a cavallo. Eccolo lì. Però è interessante. Che cazzo. Lo so io perché I don't see the target. Guarda lo stanno, sti saventi. Salente. Passione. Passione eterna mia. Dov'è? Eccolo. Penetration.
I pompiere paura non ne ha. I pompiere paura non ne ha. Boom. Vai Cici, vai. Vai alla spa. Vai alla spa, vai. Boom. Esatto, salutiamo a tutti quanti. Inizia a ripiegare, se non sa giusto. Va bene, che caspita. Oh, però non c'è male, ragazzi. Devo essere sincero, ho sottovalutato questo carro, eh. Interessante, molto ma molto interessante. Dove sta? Donde stas? Voglio, ne rimangono tre di là. Se fate un po' di attenzione e non riesco a taggare, eccolo là. Forza. Vediamo se riesco a prenderlo più vicino. Guarda dove sta, guarda. Guarda dove sta. Ah, revenge. Ah, e qua ci vuole una bella scoccatella di mani, ragazzi. Perché veramente, veramente interessante questo carro, eh? L'ho sottovalutato. Il sergente di ferro. Gippo ha detto il sergente di ferro, ragazzi. Non sto a dirvi perché, ma lo capirete da voi. Allora, questo dice... Ok, allora questo... 39. Guarda, allora poi questo fa danno medio 5,20 contro i danno medio, però riduce la perforazione, dispersione a 100 metri 0,45 e questo 0,38. No, direi proprio di tenere questo. Ui, guerriera carissima, buon pomeriggio e tuz e tuz. Quale buon vento ti porta da queste parti? Meno male che sei tornato. E ogni tanto qua ci sentiamo. Stiamo in assetto di battaglia qua. E oggi siamo un po' più agguerriti del solito. Ah, a proposito, ma qua si possono prendere questi cosi qui. Però stiamo proprio con l'acqua all'angolo. Quindi facciamo così, mettiamo questo qua. Monta, sì. Poi qua cosa ci mettiamo? Mettiamo la benzina 505 ottani. Vai. Così in teoria dovrebbe essere un poco più scattante. Il nostro Zappa la conosce sicuramente questa benzina. Infatti si chiama Zap, com'era? Zap Petrol. Zappation Petrol. La sua nuova, il suo nuovo brand della distribuzione dei carburanti. Oh yes, oh yes. E tuts e tuts. Dai che ci siamo. È arrivata la nostra guerriera. Waiu. Oh, qua c'è anche un Panzer train. Time to run out. Questa mappa, ragazzi, vi assicuro che è molto ma molto ostile. Ed è proprio una rottura di Zepedei, perché è di un livello di difficoltà abbastanza alto, perché ci sono un sacco di punti nei quali, dai quali i nostri diretti concorrenti si possono intrufolare. E stranamente oggi, mamma mia, come è calato.
Valentine, mamma mia, guarda, è proprio una scocciatura il Valentine. È un carro. Ho visto partire un razzo. Il Valentine è un carro. È un carro medio, se non ricordo male, in inglese. E vi assicuro che è una vera rugna. Vai, falla la faccia, vai. La fascia del Cici. Cici, vai. Dai, lascia un po'. Sì, vabbè, ma questo però. Mi arrento. L'ho detto, il Valentine è una vera e propria rogna. E vabbè, è finita, e lo sapevo. E vabbè. Ma questo che carro è? Buona brava miseria. Questo qua è un bel carretto, un bel carretto, questo è un carro robusto. Guaglioni, sveglia! Contrappello! Non con il drappello. Contrappello! Zappa forse sicuramente si ricorda. Cherry Rider si chiama. Cherry, cherry, cherry. Questo c'è il carro pesante francese. Buona, brava miseria. Il fair play proprio verso uno. Questo è un Panzer è un carro. Ehi, questo mi si è macchiato qua, si è macchiato. Sta macchiato da qualche parte qua. Ehi, vabbè, è rimasto solo lui. Era rimasto solo lui, giustamente. E tuts. Ci può stare, si può prendere o lasciare, ci può stare, tu sei tu, so yes. Ci hanno sconfitti, però devo essere sincero, devo ricredermi su questo carro, perché è stato qualcosa di incredibile. Sono il Conte Dracula. Vediamo un po'. Allora, abbiamo avvistato un carro, poi questo, utilizzo della corazza, rimbalzi di colpi nemici, ok. Danno critico, ok. Danni causati da proiettili, ok. Numero colpi venuti, uno solo. Beh, mai sarei aspettato qualcosa in più. Non male, davvero non male. Not bad. Però ho la vaga impressione che fosse un carro di un Panzer 3. Allora, qual eravamo fra questi due? No, non era questo. Dove stiamo? Aspetta, torniamo indietro. Questo può essere, vediamo un po'. Mi sa che era proprio questo. Qualcosa di simile. Giustamente bisogna prendere un cacchio. Aspettiamo il nostro Enrico che arriva. Panzer 3.
Ah, questa ci potenzia la corazza, ok. Allora, se io volessi prendere questo... No, non è questo. Non mi sembrava questo. Indaghiamo. Aspettiamo che Enrico sia rientrato. Beh, mi sa che era questo, credo, eh. Credo. I think so. Quello che mi ha fatto è tuzzo e tuzzo. Quindi... Jason. Jason, sottolineatura, alza appena iniziato a seguirti. Jason LZA, benvenuto nel canale, grazie per il follow. And so Jason _ LZA, welcome to the stream. Thank you so much for the follow. Welcome to the channel. Jason, c'hai un nome a me tanto caro, di un altro carissimo amico streamer che purtroppo non streameggia più, un gran maestro come lo definivo io di farming. Comunque, caro Jason, mi sembra, dal tuo saluto mi sembra che tu sia abbastanza familiare di questo canale. Mi fa piacere comunque, naturalmente, insomma, che quando una persona entra si senta già a casa sua, vuol dire che in qualche modo riesco a far sentire a proprio agio tutti quanti. Comunque, ancora benvenuto, naturalmente, e grazie. Anche tu pratichi World of Tanks o qualche altro giochino interessante? Allora, nel frattempo noi ci vediamo un attimo una cosa. Allora, questo Panzer 3. Allora, se non mi sbaglio, no, non era questo. Mi sa che era questo qui. This one, should be this one. Maybe I think so. Allora. Forse sì. Quindi dobbiamo andare verso Ausf 3, ok, Ausf 3, questo qua. Ok, quindi arrivato a sto punto direi di sbloccare il motore, sperando che non ci facciano incendiare qua. Ok, vendi quello precedente, visto che siamo un po' a corto con le risorse, poi... Grazie Jason, in realtà ce ne sono diversi streamer italiani che lo portano, e poi anche un modo per come un altro per variare un pochettino, perché insomma bisogna essere anche un pochettino più diciamo così originali, e World of Tanks io in realtà ci giocavo con la versione con World of Tanks Blitz, però poi ho anche comunque usato e giocato per parecchio tempo anche Heroes and Generals, non so se lo conosci, e quindi ho detto, visto che ci sono questi giochini free to play, ho detto ma fammene provare qualcuno, perché alla fine non costa nulla. E da qui poi ovviamente mi sono appassionato un po' a questo genere qua, che anche lì c'erano anche i carri, ma c'era anche l'aviazione, la fanteria, quindi era diciamo un po' più ampio, paracadutisti, e purtroppo quel giochino hanno chiuso i server a maggio e quindi mi sono lanciato diciamo così a capofitto su questo qui, visto che i carri insomma sono una cosa interessante. Ti ho fatto una capa di chiacchiera, una capa tanto, come si dice da queste parti, ovvero sono stato un po' logorroico. Comunque
Grazie ancora per follow, benvenuto in questa pazza squadra. Oh, questo già è molto più veloce, questo carro, mi carpa. Comunque in questo momento con noi, non so se c'è ancora, ci dovrebbe essere l'amica guerriera underscore gg, poi c'era l'amico moreno 91 underscore vr, e poi c'è, non so se c'è ancora, c'è anche l'amico la zappa storta, che è un altro carissimo amico streamer, che lui non porta questo gioco, però porta anche altre cose tipo Euro Truck Simulator 2, porta Farming, è un esperto di Farming. Chi mi stanno già facendo la cartella, ecco te. E vabbè, questi sì, vabbè, domani dai. Mats Meren e lo Stewart, mamma mia, che figuracci mi hanno fatto fare. Ma questo è un carro pesante francese, però non mi ricordo come si chiama, ma... mamma mia, che danno, sembra quello lì il francese, mamma mia, va giù, che figuraccia. No, questo è un carro tedesco. E che carro è? Questo non c'era nel World of Tanks Blitz. Sì, devo andare a vedere di cosa si tratta. Mamma mia, questo dovrebbe essere, no, non è quello che pensavo io. Ah, ok, perciò non sono riuscito a far di niente. Beh, a parte che ho provato ad attaccarlo fra le altre cose con il munizionamento standard, quindi figurati. Al massimo gli avrei potuto fare un po' di solletica, soprattutto penso attaccandolo dal fronte, dalla parte frontale. Azza! E allora mi sa che lo devo prendere. Bravo Jason! Devo fare una bella scuccatella di mani, come si dice da queste parti. Un applauso, perché mi hai suggerito, mi hai dato un bel suggerimento, caro Jason, e quindi qua mo lo dobbiamo provare appena possibile, ovviamente, perché diciamo che adesso abbiamo acquistato 3/4 carri, che però ovviamente alcuni di questi qui li sto giusto provando, poi ovviamente valuterò se tenerli oppure eventualmente rivenderli, perché poi diciamo così bisogna anche trovare il carro che più ci si addice per il nostro stile di gioco. Che sta a finire le munizioni, poveretto. E vabbè, aia, gira, e t'ha fatto. Vai, fuga, vai, scappa. Wow, mamma mia, inseguimento, no, ragazzi, bellissimo sti inseguimenti. Peccato che però la piga non si è riuscita a salvare, è un gran peccato. La trovi nella linea standard francese. Ah, ok, ecco, infatti mi ricordavo. Ora non ricordo quel carro francese come si chiama. Comunque è uno, infatti perciò ho detto è un carro francese. Quindi lo trovi nella linea standard francese. La versione tedesca è un carro premio. Ah, ok, tutto chiaro, quindi ok, ora ho letto meglio. E quindi sì, è un bel carro, bello robusto, dobbiamo dirlo questo. Questo è rimasto da solo, sì. E vabbè. M3 Stewart. Ah, sì. E vabbè, lo stesso che mi ha fatto pure a me. Mi ha messo anche KO fra le altre cose. Eh sì, ma la maggior, come la maggior parte dei carri pesanti. Pensa che sul World of Tanks Blitz spesso ho utilizzato anche il carro pesante, quello americano, mi pare, non mi ricordo il nome,
è che per la miseria veramente era qualcosa di assurdo, cioè proprio pesante, però dobbiamo dire che era molto molto robusto, questo va detto, però come si dice dalle mie parti mi faceva spantecare, ovvero mi ha fatto un bel po' penare. Allora, vediamo un po'. Questi li venderei, però. Ok, questo lo vendiamo. Che non ci servono. Vediamo un po'. Proiettili. Non ci abbiamo niente. Moduli. Vendi. Che stiamo poi a problemi. Ai tier alti ci sono carri che non sono i 15. Sì. Soprattutto mi pare i cacciacarri. Quelli veramente ho visto che sono molto ma molto lenti. Cioè hanno già la velocità di base che fa proprio, fa veramente fare qualcosa di incredibile. Però sotto certi punti di vista sono anche abbastanza buoni e robusti. Allora, questo quasi, visto che ci troviamo. Magazzino, sì, ci tornano utili. Invia in caserma, no, perché? Why? Congeda. Vabbè. Ah no, aspetta. E questo è il problema. Invia in magazzino. Dispositivo di punta vendita, no, vendi. Sì, forse perché il tuo stile è più, diciamo, più da scontro corpo a corpo, se così si può definire. Infatti il mio sarebbe un po' più dal tiro dalla distanza, quindi diciamo un po' più da cacciacarro. Però il cacciacarro poi c'ha anche lo svantaggio del fatto che è lento nel caricamento. Allora, questi sono i cingoli. Allora, questo qua facciamo così, sblocchiamo il motore. 10.000, faccia la miseria. Questo quanto dici? Questo 23,46, vediamo un po' se riusciamo a trovare qualcosa di buono. 40, allora 36, 42, quindi perforanti anima rigida, 36, 42 con gli esplosivi. Vediamo un po' questo. 24 e 46, quindi o perforanti ad anima rigida, 46. Però danno medio 1294, vediamo un po', 939, e questo vai, sostituisci neanche corpo a corpo, preferisco tenere distanze. Ah, ok, quindi ti piace lo stile un po' più by stealth, come dicono quelli che parlano proto bell. Allora, questo proviamo, questo, vediamo un po'. Abbiamo detto Panzer 3, ok, perché quello che dice l'amico Jason, ora lo vediamo, lui dice che giustamente questo carro qui è un carro, non questo, il carro che ci ha praticamente messo KO prima è un carro, Arostagist. Qui mi sono già distratto, è un carro premium, quindi è per questo che è difficilmente trovabile. Oh, si sono mangiato il carretto. Allora, lo sta. Ah, forse è questo. Panzer 3, sì. Ok. 2004. Vai, va. Proviamo questo. Però mi sa ha fatto una cavolata.
Jason Lima Zulu Alpha. Come si legge, anzi, per fare lo spelling preciso, Juliet Alpha Sierra Oscar November underscore Lima Zulu Alpha. Fatto quello che si dice lo spelling del tuo nick nel linguaggio secondo l'alfabeto fonetico internazionale, che poi fra le altre cose anche molto utilizzato nell'ambito radio bar radio amatoriale. Ci facciamo un altro paio di sessioni, poi naturalmente ci concediamo. Ok, time to roll out. Ma acchiappiamo sicuramente qualche altro plotone organizzato, Jason, che buona parte di questi giocatori sono, oppla, sono persone che fanno proprio squadra, fanno team e quindi hanno delle vere e proprie tattiche. Infatti ho seguito un torneo che hanno fatto su World of Tanks Blitz, dove naturalmente ho guadagnato anche dei drops, diciamo così, e quindi ho visto che ci sono vere e proprie squadre organizzate che sanno come muoversi, hanno proprio le loro tattiche, non sono come me qua che mi muovo alla San Fason, come viene. Quindi mo per esempio questo già so che c'è sta qualcuno girato da queste parti, no? Ecco qua. Vieni. Dobbiamo fare attenzione perché ho visto che questo è un cacciacarri, eh. Sti caspiti cacciacarri, la miseria. Quello mi stava aspettando. Guarda là, va. Ciro caspita. Ah, un bel fagiolino mi ha dato, stufo tendona, rossa. Ah, io lo sapevo, quello mi aspettava là, mi aspettava. Vai ragazzi, forza! Vai, vai! Forza, forza! Allora, questo dovrebbe stare qua, quindi voglio un occhio. Occhio. Tiger. Mannaggia. Tiger qua. Tiger man. Vai, artiglieria, vai. Vai lo sparist. Artiglieria. Help, help. Alpine, alpine. Artiglieria. E sta là, sta. Ho visto sparare da qualche parte là. Vediamo un po'. Se... No, aspetta. Vediamo da dove parte. Cerchiamo di individuare l'artigliere dove sta. Tu chiama aiuto, comba. Questi sta. Oppola, ecco qua. Ho visto muoversi qualcosa qui. Qui. Mark. Occhio. Buona la miseria, che occhio di falco. Ah, proprio questo dovete colpire. Vai, 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 vai. Dar, dar. La prima cosa che si impara giocando, le mappe dove assolutamente... io ti ho detto, io so proprio... Ma è poco, saranno, credo, una settantina di ore che ci gioco a questo gioco, quindi...
devo ancora imparare a memorizzare bene le mappe, perché le mappe sono random e mi pare che ne sono più di una decina, che sono le stesse che si possono completare anche quando si utilizza la modalità topografia. Ma l'artigliere che fine ha fatto? Artiglieria. Ah, ma quello sta da solo, è rimasto da solo. Beatrice. Perciò giustamente, vabbè, Beatrice, hai fatto tu. Salutaci Dante, il gran maestro Dante Alighieri. Oh, può essere che Beatrice ce la fa? No, come non detto. E vabbè. Ai, scelto secondo me proprio la peggiore, il peggior cannone che si potesse prendere. Ha ragione, caro Jason, bisogna imparare bene i percorsi. E qua ci vogliono almeno 500-600 ore di gioco qua per imparare come funziona qua. L'unica cosa che non ho capito è se io adesso volessi vendere le munizioni, non me le fa vendere. E questa è una cosa che a volte un po' risulta un pochettino così. Allora, questa 39 51. Ah, questo ci bloccati 70 70 90, 39 51, 1435, 1600. Vabbè, vai, ci facciamo quest'ultimo acquisto. Azza, ma fregato, credevo. No, che ha fatto? Com'è? Io ho preso questo. Aspetta, fammi lì. Allora, questo fa 39,51, 1435. Forse ho capito perché. 1680 cadenza di fuoco 2,4, tempo di caricamento 2,3. E beh, però questo infligge un danno maggiore, quindi non ho capito che fa così. Oh, scusa, ma va. Ah, ok. Ok, e vabbè, mettiamoci 5. Ah, giusto, hai ragione, perché giusto, giusto. Come fatto ricordare? Bravo, bravo, bravo. Giusto. Allora, quindi se mo faccio così. Aspetta, allora, questi li abbiamo sbloccati. Ok. I cingoli li abbiamo messi. Ma non mi fa nemmeno mettere più questo. Aspetta, facciamo una cosa. Vi proviamo a fare una cosa. Ricerca. Vediamo un po' se si è sbloccato. Auspices. Forse non è compatibile. Non ho capito, io faccio qua. L'ho sbloccato. Questo mi dice che devo sbloccare questo, no? Ma oh,
Vabbè, facciamoci questa sessione, poi vedrò off camera di capire la situazione e tus e tus. Come si dice da queste parti. Naturalmente, Jason, se vuoi passare anche a fare una cavatina nel mio canale YouTube oppure nei sui social, sappi che sarei benvenuto anche per un semplice hello my friend, what's up? Oh yes, qua c'è pure un cacciacarri, quasi quasi, aspetta prima che si muovano gli altri, eh? Allora, dice, bisogna imparare bene le caratteristiche del proprio carro e di conseguenza dei carri nemici, a sapere a chi sparare e a chi tenersi lontano, giusto? Io su World of Tanks Blitz già sapevo che quando vedevo un altro carro non mi ci accostavo nemmeno, però cercavo di aggirarlo, di prenderlo alle spalle, perché solitamente la parte più vulnerabile in teoria dovrebbe essere la parte posteriore dove c'è anche il motore fra le altre cose. Ah, ho capito, già si è posizionato. E paura più non ha. Tuz e tuz, mannaccia dove sta. Sancaristi. Questi dormono però, eh. Io avrei cercato di vedere da dove arrivano. Vabbè, mi hanno fregato, che hanno fatto, eh? Vediamo come va a finire. Ai ai ai. Questi sono carri premium, Jason, questo qua, questo Sariano. Perché l'altro, com'era che si chiamava? Il Matilda, mi pare che anche su World of Tanks Blitz era premium, che usciva insieme al Pass Premium. E invece c'è un altro lotto, quel carro che dicevi tu prima. Ma questi... Questi veramente hanno via di mira. Cioè, vedi, c'hai i compagni di... Cioè, dormono, vedi? Cioè, tu vedi il... Almeno io cerco di individuare da quale punto arriva, da dove parte il fuoco, e poi dopo me lo vado a cercare. Invece la maggior parte di questi stanno proprio a distanza. Eppure non è che c'hanno i cacciacari, che tu dici hanno i cacciacari, tu allora ti metti a distanza, perché la corazza non è proprio il massimo. Però invece questo va niente, cioè non si sono proprio preoccupati. Come Cassius Clay, se si chiama così mi pare, il pugile Mohamed Ali, che salutiamo, Ali, tutti quelli che si chiamano Ali. È da capire meglio questo carro. Allora, questo dice fuoco supporta, attendo a chilo fuor. Sveglia.
Voglio lo scrivo. Che caspita, quando ci vuole ci vuole, mamma mia. Mo per esempio, chef, tu mi muovi, questa sta imboscata là dietro e nemmeno si muove. Appena se l'ha vista sulla linea di tiro, ma stanno due, sì, guarda, due là, uno là, cioè assurdo. The cat is on the table. Anzi, the cat is in the couch. Is in the cushion. Voglio. Occhio. 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 Jason, quanto ti manca per riscattare i drop? Fammi sapere, che io comunque domani pomeriggio dalle 15:30 più o meno sono in live, quindi passa, oltre a farmi compagnia, così riscatti pure i drop e ti prendi qualche gettone. Dai, ti bacio con un po' quasi tutto un po' a caso, perché ancora non si conoscono le meccaniche. Questa è ragione. Beh, io più o meno, bazzicando su World of Tanks Blitz, un'idea me la sono fatta, poi ovviamente, sì. C'hai ragione. Voglio, avarati. Avar. Beh, che mi pare che c'ha... Ah, c'è il carro quello là che dicevamo noi, vedi? No, questo mi pare che è leggero, giusto? Jason. Ok, che sta agganciato. L'M3. Ahia. E vabbè, si è fatta cartella. Ahia. E vabbè, mi è andata così. Oh, via, su. Ah, Enrico, grazie. Enrico ha fatto suonare un vecchio sound alert che ho creato, mi pare, un anno e mezzo fa. Sì, più o meno sì. Un vecchio sound alert. Allora, diamo un attimo un'occhiata. Giusto così, poi eventualmente cerchiamo di capire il problema. Allora, questo... Ah, mo l'ha montata. Tasto destro monta, ma tu guarda. Scia miseria. Proviamo un po' questo cannone, vediamo. Impossibile. Ok, perché giustamente il rifornimento va fatto a mano. Abbiamo risolto, Jason. Tasto destro e poi monta. Cat Magical 75, benvenuta, benvenuto, bentornato, bentornata nel canale. In questo momento con noi c'è l'amico Jason LZA, poi ci dovrebbe essere ancora l'amico Oleari Enrico, poi non so se c'è ancora l'amico Ludo Sardegna, l'amico La Zappa Storta, c'era anche, è passato a salutarci, Guerriera _ GG, il nostro Moreno. Comunque, benvenuto, benvenuta, bentornata, insomma, grazie di esserti fermata qua, in questo minuscolo canaletto. Aspetta, ma Cat Magical però mi sa che è un nome che forse conosco. Vediamo un po', sicuramente mi sono scordata. Sì, scusami, cazzo, direttore. Ma fregato, è vero, perché quello è l'account nuovo. Comunque, amici,
ed amiche appassionate di Euro Truck Simulator 2, vi invito a seguire il canale di Cat Magical, che è un carissimo amico che porta Euro Truck Simulator 2, ma anche Grand Theft Auto. Carissimo direttore, sei arrivato quasi sui titoli di coda. Allora, vai, vai, abbiate, abbiate, iate, iate. Buonasera carissimo, grazie di essere passato. L'altra sera mi sono divertito insieme a te, insomma, insieme a, al nostro Marco. E insomma tutta la combriccola, quasi quasi. Opla. Mi sa che devo prendere un po' più la curva, un po' più alla larga qua. Whoa, what? What? Shit. Questo cannone inizia a fare molto molto male. Colpo di artiglieria, da dove è arrivato? Questi ci decimano. Cabo, questo quasi sicuramente l'artiglieria sta al solito posto. Silvecca. Lo sapevo. Se chi si sta all'angop sta, vabbè. Questi dormono. Mettiamoci qua sotto. E vabbè, è un cannone potente. E infatti l'ho notato. L'ho notato veramente. Ma quelli, ti ho detto, ah, tu hai ragione, caro Jason. Però questi che si mettono a giocare su questi giochi qua devono avere assolutamente una reattività un po' più alta. Caspita, non è che tu ti metti lì e sonnecchi, no? Cerchi di essere un po' più reattivo. Bah. Mi è capitato anche in altre occasioni, ma al di là del fatto che ti sale l'adrenalina o meno, però ci sono alcuni giocatori che proprio sonnecchiano, reattività pari a zero. Allora, questo mi sa che sta proprio là, là dietro, nasciamo le acchiappa proprio a quello per toglierlo davanti ai piedi. Vai, va. Spara, spara. Vendicami. Vai, va. Ah, questo è lo stesso Panzer 3, sì. Panzer 3, lo stesso, ma fregato. Guarda. Ha ragione Jason. Boh, però che cavolo, cioè... Dica almeno... Impegnati, vedi un amico tuo che sta in difficoltà, che fai? Non the move. Questa è quella che manca, anche lo spirito di corpo. Però vabbè, ci sta pure. Ci sono anche quelli che ci giochicchiano così e magari sono, non sono particolarmente pratici di questi giochi qua. Alcuni sembrano dei bot. Infatti non sono ancora riuscito a distinguere se nel gioco ci sono i bot, quali sono i bot e quali sono i giocatori reali. Però i bot ti vedono a distanza, quindi. Sì, mi sa proprio di sì. Ma Gamberone, questi si mettono proprio la tenda, fanno proprio i picnic. Vengono con il camper proprio. Con il camper costoso. Vediamo un po' se riusciamo ad aiutare qualcun altro. Sta troppo lontano. Oh, ma nessuno si muove ad andare verso l'artigliere. Caspita. Oh, il 44 si sta muovendo. Chissà che c'è il 44% di... di potenza che ci è rimasta. E questo nicchiano. Tu puoi andare, guarda, tieni un bello mezzo.
Ah, che vedi, Jason, che si stanno qua a dire, stanno invece di cercare di avanzare. Cioè, stanno uno, due. Cioè, questa è potenza di fuoco in meno. E vabbè, io sapevo. Oh. Che sta accadendo? Sta da qualche parte qua. Vediamo. Ah, questo sta dietro alla... Forse dietro la costa. Vediamo se riesco a pizzicare dove sta. E voglio qua... Oh, eppure siamo in superiorità numerica e manca se prendono la briga di iniziare ad attaccare. Ohia, parla troppo presto. Loro hanno un carro pesante, se non ricordo male, le tre strisce, poi un cacciacarri e due carri medi. No, chi sta cacciacarri? Vai, vai. Ah. Mamma mia, Jason, sì, quello... Vabbè, diciamo che quelli sono quelli che prendono l'artiglieria, però che caspita. Cioè, tu almeno vuoi andare a cercare come ho fatto di stanare l'artigliere che ti rompe le scale. Perché una volta che ti sei torto davanti vedi l'artigliere, dopo puoi anche ingaggiare un fuoco, diciamo, più o meno alla pari, ecco. Ma così... E in Matilde Gagliardo... non ho guardato da dove è partito il tiro, però mi sa che è partito da là. Non posso nemmeno puntare più in alto perché... Ma quasi sicuramente sta dietro alle rocce là. E è proprio tipico, infatti. Sta là a dire sta Jason. Oh, ma nessuno si muove. Vai giù, eia. Sha miseria, si sono messi in modalità pennichella. Oh, finalmente Ukanzitex. Non vedo cadere nessun albero, quindi ipoteticamente sta ancora là. Ah, finalmente qualcuno gliel'ha detto di avanzare. E dai, su. Oh, finalmente qualcuno ha iniziato a prendere l'iniziativa, dai. Cambiamo prospettiva, vediamo un po' da qualche altro punto di vista, qualche altra visuale. Allora, questo è l'artigliere, vabbè, ma abbiamo capito. Eccolo il Matilda. Guarda che io su World of Tanks Blitz mi sono divertito con il Matilda. Bisogna conquistare la collina. Ah, ok. Beh, sì. Giusto, giusta osservazione. Questa è una cosa che terrò in considerazione e consiglio che giustamente da lì prenda una parola ad arrivarci lassù. Oh. Ehi, vai, vai. Artigliere. Bravo. Gli ho dato un po' di carica, ma questi però ovviamente. Avere un carro molto... Eh sì.
Questo sì, ma anche con una buona corazza. Eh sì, bisogna, io ho detto qua è poco tempo che ci sto giocando, infatti alterno World of Tanks Blitz con World of Tanks, quindi è tutta una fase alterna. Dai, dai, e Amus, andiamo bello, vai giù. Dai, dai. E ne è rimasto uno solo. Ragazzi, sta là, sta. Sta là dietro. Non potete sbagliare. Là sta. Sì, questo sì. Però hai capito, la corazza in certi casi, se c'hai ovviamente anche carri un po' più veloci, anche con un radio di fuoco più alto che ti fanno copertura, è l'ideale. Così come è capitato a me in altre occasioni, che seguivo il carro pesante o il carro medio per dargli un apporto di fuoco di copertura, anche se non serve, però almeno fisica, cioè a livello di squadra crei un movimento. Vedia, questa sta imboscata proprio dietro nel cuzzolo, messa proprio dietro alle rocce qua. Oppala, vediamo un po' se riesco a sgamare. Mi sa che si è spostata, ho la vaga impressione che si sia spostata. Eccolo qua, wagyu, forza, dai, artiglieria. Artiglieria, dove sei? Aia. Ah, vai. Meno male che abbiamo vinto, va. Ci hanno vinto loro alla fine. Sì. Sì, perché ci vuole anche un certo equilibrio su queste cose qui. Ovvia, su. Allora ragazzi, approfitto per ringraziare tutti quanti voi. Naturalmente io vi ricordo che domani sarò in live dalle 15:30 in poi. Naturalmente se non siete iscritti al canale, iscrivetevi, attivate le notifiche, così ovviamente per chi non è riuscito a riscattare i drop questo pomeriggio li potrà riscattare tranquillamente domani. Quindi approfitto per ringraziare Jason LZA per essere passato a salutare il canale, grazie ovviamente anche per essersi iscritto. Ringrazio anche CatMagical75 che io vi invito assolutamente a seguire, mi raccomando. Ringrazio la Zappa Storta per la sub, per essere passato a salutarmi. Ringrazio Moreno naturalmente, ringrazio Guerriera_GG, vediamo un po' chi mi sono dimenticato di salutare, Ludovico Sarto, ancora grazie mitico Ludo che mi è passato a salutare, la Zappa Storta l'abbiamo salutato, Moreno, perfetto. Allora naturalmente vi ricordo, amici di YouTube, che come sempre anche voi amici di Twitch, nella descrizione del video troverete i miei link per seguire i miei canali social, un link che vi permetterà di acquistare Wondershare Filmora tramite il mio link di affiliazione scontato del 5%, oltre naturalmente vi ricordo di visitare il link del sito internet www.ipianibio.it. Ui, Gaia, sei arrivata sui titoli di coda. Mi raccomando, acquistate, visitate con fiducia il sito internet dei Piani Bio.
saluto come sempre moderatori, moderatrici, amici e amiche del canale, i sostenitori e tutti voi naturalmente che vi siete sintonizzati in live, ma anche tutti quanti voi che avete guardato questo video per intero. Naturalmente amici di Twitch, vi aspetto domani venerdì alle 15:30, mi raccomando sintonizzatevi per recuperare anche dei drop. E quindi grazie mille a tutti, thank you so much e state buono a you, grazie. Alle pendici del Monte Cucco nasce la società agricola bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio, mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram.